mi chiamo Asia, ho 16 anni, ho iniziato a fare la parrucchiera 2 anni fa. Ho fatto una scuola quando sono uscita dalle medie, 2 anni, e poi ho smesso perché sono venuta subito a lavorare. Poi da quando sono piccola che dico che voglio fare parrucchiera. Perché venivo sempre qua al negozio, vedevo loro, mi facevo fare i capelli, tutto. Domenico, senti la signora? Lei? Sì, perché quando era piccoletta gli era venuta la scarlattina. Capito? Ci ha avuto tipo 6 mesi lei per scarlattina, gli aveva attaccato il cervello. A me è nata Asia nel 99, il 18 dicembre. E tu calcola che noi parrucchieri il 18 dicembre stiamo a cavallo la settimana di Natale. Io sono stato metà giornata a Viale Europa, che è nata in clinica Asia. Poi ho dovuto andare via. Sono dovuto andare a lavorare. Perché? È perché Alessandra, guarda un po' tu. Non c'è nessuno, ma vuole andare via adesso. Cosa ne facciamo? La giornata mi aspetta. Oggi, sotto certi punti di vista, il giovane è diverso da quello che era una volta. Oggi il giovane è più intelligente. Dice, ma chi mo fa fa? Amore per il mestiere tuo, amore per quello che fai. Poi sono abituati a fare una vita decente, una vita. E quando fanno tardi e non la fanno, non la fanno. A me sempre fa così, prima uno gli ha chiesto, mi fai una fotocopia, sai gli ha detto? Che stai dicendo? Non è vero, Sai gli ha quanto è detto? Lei è buona, lei è bugiardo! la classica tipa, ciao, faccio una foto con i ragazzi, ma quello è il mio muscolo, lei, perché non hai visto i miei Vabbè, questo è un glutei? sì, questo è un sì. Certo, Qual è la mia come pena? potrei dirti no? Poi tu lo sai che tutto questo sarà di tuo fratello, ok? Tutto questo sarà di tuo fratello perché tu sei femmina e tu lo sai che noi tramandiamo solo a calandrelli. Mi dice no poche volte quando sbaglio. Cioè, se gli chiedo una cosa sbagliata, mi dice no, però non faccio storie, perché se mi dice no è sbagliato, perché per adesso mi dice sempre sì. Se c'è da strillarmi, io dico io di strillarmi, capito? Perché sempre tornando al fatto che comunque papà mi ha detto devo venire a lavorare, a me piace proprio essere trattata come loro. Poi certo, a strillarmi strillano, perché proprio non è che mi comporto bene, però mi faccio strillare, non è che sono una che fa storie. È giusto come strillano. Amore, va bene? Ma sta andando bene, sta signora? Vado a cacciare via questa. No, povera, l'avete messa Al chiodo. proprio Ma deve lavorare, io non gliela faccio più. Mo se continua così, lo sai che faccio? Uso la femmina dell'altra famiglia. C'ho 5 famiglie. Ho capito. Basta, cioè io non gliela faccio più, non te la devi fare niente. Lasciamo perdere. A me mi ha insegnato prima più che sul lavoro a venire a lavorare. Perché comunque essendo la figlia potevo pure non venire, no? Mi ha insegnato comunque a male sto mestiere. Pure perché tanto c'è un maschio che un giorno prenderà le redini della famiglia. Non lo so. Fai bene andartene. Pure perché sono 2 mesi che non mi paghi quello che mangi, eh? Perché lei vuole luminosità al viso, non vuole ischiari. No. Il giorno che ho lavorato qui non me lo ricordo. No, perché io già venivo tutti i giorni, magari per farmi i capelli, le unghie, quindi io non mi ricordo proprio il primo giorno. Poi venivo a fare sciampi solo il sabato quando andavo a scuola, a dare una mano. Poi dopo che ho finito scuola, che proprio non... quest'estate, ho iniziato a lavorare seriamente, perché l'estate prima non lavoravo proprio, facevo un po' come mi pare. È tutta il papà, è tutta il papà.